È successa una cosa grave, totalmente inaspettata, e che non aveva dato nessun segnale in precedenza. È venuto giù per intero il tetto, un collasso improvviso e totale, perché è rimasta in piedi un mozzicone di campata del tetto, e distruggendo. Ci auguriamo in maniera non irreparabile, ma sicuramente distruggendo in questa fase completamente il prezioso soffitto a cassettoni. Il crollo ha coinvolto, dicevamo, l'intera aula ecclesiale, che è a navata singola, quindi proprio si vede il cielo attualmente dalla chiesa. Ma ha miracolosamente risparmiato le tele diciamo, presenti sulle pareti della chiesa. Questa è una chiesa di proprietà del vicariato, e quindi la responsabilità, diciamo, di questa manutenzione non ricade in nessun modo sulla soprintendenza. Quello che non riusciamo in questo momento a stimare è il tempo necessario per la riapertura almeno del Museo del Carcere Mamertino, perché in questo momento tutto il complesso è stato, come dire, sigillato dai vigili del fuoco, che stanno ancora completando gli accertamenti. C'è stato un crollo repentino, non c'erano state avvisaglie, non c'era stata comunicazione della copertura. Quindi questo crollo ha determinato un danno anche al solaio e in parte all'ambiente sotto, quindi al carcere, credo, Mamertino. Però i danni al di sotto sono limitati, mentre sopra abbastanza ingenti. Comunque sembra da un primo sopralluogo che in primis non ci siano persone all'interno, perché c'era stato già detto dal parroco, ma noi abbiamo assicurato l'eventuale presenza con l'utilizzo del nostro gruppo.